Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata qui su Pokémon Online, Revolution Online in sostanza. Allora, puntata numero 3, siamo riusciti a catturare un bellissimo e fantastico Poliwag. Ho scoperto in realtà che c'è questa cosa qua all'alto, che mi dice anche addirittura i Pokémon che posso trovare in giro. E infatti sono andato tanto indietro, come avete visto dalla prima clip, e io ho recuperato un Poliwag, perché è importantissimo ragazzi. Lui mi servirà per sconfiggere Brock, che è il nostro primo capovalestra, diciamo, in questa città bellissima che è Petertown, ok? Peter City in realtà, perché non è Town. Vabbè, comunque, a parte questo, devo soltanto metterlo un po' ad expire. Infatti è ancora livello 5, vorrei portarlo almeno a livello 10. E fatto quello non dovrei avere problemi a fare tante kill. Quindi lo metto in prima posizione, vedete qui dietro che c'ho Poliwag. Lo faccio un po' expire, gli insegno qualcosa di figo e con quello poi facciamo le mega strage. Quindi direi che si potrebbe tranquillamente fare. Speriamo effettivamente che non muoia, perché è un po' cretino Poliwag e potrebbe morire come un idiota. Però in realtà non dovrebbe prendere troppe botte, anzi è abbastanza addestrato per non essere stupido. Almeno non è come Pikachu. Quindi Pikachu verrà messo all'angolo e Poliwag no. Da quello che effettivamente mi sono ricordato poi dopo, è che effettivamente, ragazzi miei, c'è un piccolo problema di sorta col mio piccolo gruppo di Pokémon, ovvero Ponyta piglia danni da Magnetudo, Pikachu piglia danni da Magnetudo, ed effettivamente mi sono trovato a non avere nulla per poter contrastare Pokémon di tipo terra. Quelli sono poi Pokémon tipo roccia terra, quindi effettivamente danni non li potevo manco fare. Ho detto vabbè, sono un po' fottuto effettivamente, e infatti mi sono preso un Poliwag e ora lo expo. L'ho portato a livello 7 e ora che ci penso effettivamente non ho visto se c'è qualcosa di strano in quella palestra, nel senso che io ho provato ad affrontarla effettivamente, perché ho detto vabbè, proviamo un attimo a vedere com'è, cosa cambia effettivamente. Più che altro volevo sapere i livelli quali erano, perché non me lo ricordo. E mi sa che dipendono dalla mia, dal livello dei miei Pokémon, perché mi sa che è così. Comunque, questo è un Brock, forse riesco a ucciderlo. Vediamo un po', mi dirà probabilmente i suoi livelli. Infatti adesso, vedete ragazzi, c'è puntino, quindi in realtà uno non sa effettivamente nemmeno quali siano i suoi Pokémon. Però vabbè, io direi che non dovrebbe essere un grande problema, perché effettivamente con Water Gun dovrei fargli il culo come non mai. Infatti effettivamente mi ha fatto il culo. Ok, ancora Water Gun. È bello che questo piccolo Poliwag, ragazzi, ha anche la velocità aumentata, quindi ed è bellissimo, cioè ci sta. Oh, allora lui aveva soltanto quello e ho dal 7 al 12. Va bene. Ok, e anzi, ok, vabbè, hanno parlato ipnosi. Ipnosi potrebbe essere interessante. Parliamo con Water Gun, va. Curse, ok, maledizione, ha aumentato sia difesa che attacco lo stronzo. Però ha perso un po' di velocità. E questo potrebbe essergli un bel problema per lui, effettivamente, perché adesso morirà come non mai. Mi dispiace, piccolo Onix, ma stai per prendere botte. E come non mai, muori. Hai capito? Muori. Ragazzi, Poliwag livello 14 ci sta, molto potente, molto figo. E siamo riusciti a battere Brock davvero facilmente. Quindi grazie mille per chi mi aveva consigliato di prendere Poliwag, anche se non sapevo effettivamente dov'era. Ok, puoi usare Flash dove vuoi, non me ne fotte, guarda. Grazie mille per avermelo detto, ma effettivamente adesso non mi serve Flash. Allora, abbiamo il nostro bel Poliwag, che è contento di aver fatto il culo a tutti. Effettivamente dovevo parlare con sto tipo. Oh, ciao giovane allenatore, sono venuto a visitare Brock, un mio giovane amico. Va bene, hai combattuto Brock? Sì, ho vinto, sono bravo, sono fortissimo, sono best youtuber. Ok, ah, c'è venuto qua per dirmi bravo. Ok, perché sta gente esiste. Comunque, abbiamo Poliwag, abbiamo un bellissimo Pikachu, abbiamo un bellissimo Ponyta, abbiamo dei Pokémon interessanti che possono effettivamente darmi un po' d'aiuto sinceramente per questa battaglia. Allora, vorrei in realtà trovare un posto decente per far expire sia Pikachu che Ponyta. Ponyta in realtà non dovrebbe essere un problema exparlo in un posto con un boschetto. Il problema è che non è granché buono come cosa. Anche questo, che cosa c'ha addosso? No, no, è vero, questo è allenatore. No, no, PJ, ok, allora PJ non è granché ucciderlo con lui. Andiamo con il nostro bellissimo Pikachu. Sempre se non muore con un colpo, cosa che non dovresti fare, Pikachu, perché sennò ti ricordo che ti metto un palo, ti lascio lì. Ok, mi ha abbassato la cura, sì, vabbè, ma fotte sega di quella, perché effettivamente ce ne vuole per missare con Pikachu. Vai Pikachu, fagli il culo, di ciao PJ. Ok, mi ha dato tanto attacco normale. Ah, ho imparato attacco rapido da PJ, lo sapete. Cioè, a PJ, scusate, a Pikachu.
Ed è buono sinceramente, perché effettivamente è attacco rapido, ci sta. Però sappiamo benissimo che dobbiamo insegnare al nostro Pikachu degli attacchi, principalmente dei special attack, quindi attacchi normali. Vediamo un po' effettivamente cosa possiamo ciotare ancora. Altri Pika, altri PJ. Cioè non la smette. Ok, nel frattempo quello è arrivato al 15. Pikachu ha preso metà exp. Vabbè, va bene. Cioè Pikachu è la mascotte. Ah, merda. Allora, Pikachu, non devi morire. Allora, partiamo dal presupposto che non deve morire, ragazzi. Pikachu sta. Diamogli una bella pozione. Bravo, Pikachu. In realtà, in genere, non usavo mai la pozione. Porca merda, quanto ti leva, Pikachu? Sei proprio una merda. Dai, no, 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 no. Pikachu, sei inutile come la merda. Pikachu, mi dispiace, ma fai schifo. Ok? Ragazzi, Pikachu fa schifo. Ok, Ponita. Ponita, fagli Ember, va, uccidilo. In teoria dovrebbe fargli più male. Poi Pikachu è più lento di un uccello. Cioè, di un uccello. Ok, beccata, mi ha fatto questo. Dovrebbe, sì, beccata. Ok, questo. Oh, doppia sberla. Però, effettivamente, doppia sberla ha molti problemi, ragazzi. Quindi, non glielo insegno, sinceramente. No, no, non insegnare doppia sberla. E brutto, poi ha accuracy 85. Quindi, tipo, missa come la merda. Lasciamo perdere, non è granché. Ragazzi, faccio curare i nostri Pokémon. Perché, effettivamente, ho bisogno di ricurare il mio Pikachu che è morto. Che palle sto Pikachu. E poi ho un botto di soldi, ma non abbastanza. Infatti, mi serviranno 10k per poter comprare qualche altro Pokémon in giro. Perché effettivamente c'è gente che le vende i Pokémon. Sì, sono come tipo le carte Yu-Gi-Oh! In sostanza, i Pokémon in questo gioco. Quindi le compreremo, le venderemo come se fossero le nostre donne al bando. Cose strane, dettagli. Allora, ci risuono. E dicevo, in effetti, che questo Buckusher Colton. Dovrei tipo combattere in qualche modo. E ho messo Ponita come primo perché effettivamente Ponita è il migliore per il Bugcatcher. Perché effettivamente loro hanno soltanto coleotteri. Quindi un Pokémon di tipo fuoco gli fa il culo. Infatti c'ha Pokémon che io odio. Vado quanto odio per KTP. Però in teoria, se tutto va bene, dovrei shottare tranquillamente tutti con il mio Ember. Ricordiamoci che però effettivamente non leva troppo per un semplice motivo. Ponita è un Pokémon che attacca con attacchi diciamo normali, quindi attacco elevato, ma fece l'attack bassissimo, quindi ha bisogno addirittura di due attacchi per shottare un cristo di un Caterpie di merda. Ma vabbè, facciamo finta che sia utile. Però sta livellando, devo essere sincero, questa è una cosa buona. Ok, se imparo magari qualche mossa interessante che possa effettivamente fargli del male, sarebbe anche una bella cosa. Poison Sting, ok. Con la Poison Sting. E dai, che palle. Ogni volta che uso Poison Sting mi poisona. Poi poisona, ok. Poisona. No, mi fa il poison, ragazzi. Il veleno, che è una palla mortale, sinceramente. Anche perché fa male. Fa più male quello che tutto il resto, ragazzi. Quindi immaginate quanto è rottura di palle. Mi ha un po' livellato? No, non è livellato. Allora, non credo lo shotti. Cioè, non credo mi shotti, ok. Però in teoria, cioè, non lo so sinceramente. Tickle, non dovrebbe morire di poison. Ok, non è morto di poison. Li usiamo. No, non cambiamo Pokémon, cambiamo. Mettiamo il Pikachu. Ok, torna Pikachu. E però che palle, devo togliermo da capo la poison, dargli delle bacche. Che palle, vi giuro, ragazzi. Una cosa di no, enormemente brutta. Quick attack, cioè Pikachu. Dovrebbe morire quel Caterpie. Non muore. Che palle. Electro Thundershock. Bam. Massacralo, va. Stupido Caterpie di merda. Oh, perfetto. Fainted. È morto tranquillamente. E abbiamo guadagnato un casino di punti. Anche per entrambi, effettivamente. Però, vabbè, sti cavoli. Ok, sì. A posto, andiamo. Se non sbaglio, qui. Allora, vediamo un po'. C'è il giovane Youngster Ben. Che io non voglio combattere in realtà. Però c'è comunque la Sally lì sotto che dovrei comunque colpire. Quindi Pikachu diviene forza tu. E però questa volta usiamo il backpack velocemente. E diamo un po' di cure un po' a tutti. Allora vediamo un po' quali erano effettivamente quelli che dovevo usare. Allora questi sono l'Oran. Il Pecia se non sbaglio era. Sì, questo è il Poison. E devo darlo a lui. Perfetto. E poi niente, devo dargli un po' di cose per recuperare HP sinceramente. Anche perché non c'ho voglia di usare nostre cose. Cioè, che cavolo, noi che uso le pozioni mo sulla gente. Anche se dovrei comprare le pozioni, devo essere sincero. Vabbè,
Ok, sono riuscito a scappare in qualche modo. Pikachu è rimasto lì tranquillamente. Ok, c'è Sally qua e poi c'è il catcher lì, quello scemo idiota. Ok, allora Rattata. Va bene, non dovrebbe essere un problema ucciderlo con Thundershock, in realtà dovrebbe fare abbastanza male. Bite, più veloce di me, però vabbè. Oh Cristo, pure un critical hit, pezzo di merda. Vabbè, comunque Rattata dovrebbe prendere botte. Più che altro non è... Non ha preso botte. Niente, è morto. Pikachu è inutile. Però almeno l'è paralizzato. Pikachu sei mezzo inutile. Cioè, se, più o meno, dai. Diciamo che potresti essere più utile se solo vivessi la tua vita un po' meno a merda. Ma va bene, facciamo finta che sia bello. Andiamo con Tackle che fa più male rispetto a Ember. Ok, sì. Paralizzato. Pikachu, a meno l'utilità di paralizzare la gente ce l'hai. Però fai un po' cagare, sinceramente. Ma giusto un po'. Oh, bite, merda. Ok, fa abbastanza male quel bite. Merda, Rattata non è così forte, però che palle. Mi cazzo, c'è Pokémon livello 10 contro livello 10 e non posso farci nulla. Andiamo un po'. Livello 11, buono. Parato qualcosa? No, Nidorin F. Ember, questo è un tipo normale, se non sbaglio, Nidorin F. Effettivamente non prenderà mai danni così forti da Ember, infatti. Io però bruciatura. Double kick se nella merda, sei. No. No, non mi ha levato così tanto, sinceramente, double kick. Però si è bruciato, ragazzi. Quindi questa cosa mi piace. Take all ancora, così li leviamo big danni noi. Ok, bravo, double kick ancora. Non dovrebbe morire. Infatti leva da sempre poco, leva. Ok. E double kick è una merda, sinceramente. E opla. Non credo di shotarlo con Ponyta. Però in teoria alla fine del turno dovrebbe esserci, in teoria, qualche posto interessante. Ah, addirittura io sono stato... Ah, giusto, perché c'è il poison, l'abilità speciale di Nidran. Però vabbè, ci sta. Mandiamo l'ultimo Pokémon che è rimasto, che è Poliwag. Però in teoria Nidoran dovrebbe bruciarsi e morire, giusto? Forse, non lo so in realtà. Vabbè, Bubble, facciamo Bubble, tanto muore comunque quello. Guarda quanto è veloce Poliwag, è tutto best Pokémon EU proprio. GG Poliwag, sei il mio best Pokémon in EU proprio. Ok, e distrutto, perfetto. E ora Bug Catcher potrebbe essere un po' il problema ucciderlo con Poliwag. Quindi ne facciamo il giro da bravi ragazzi e passiamo. Oh merda. Allora lì c'è perché ci sono quelli lì? Devono salvare quel Chalefi. Ok, c'è anche un Rhinor qui sotto. E non so effettivamente se ce la faccio a passare. Più che altro non posso far rinascere nessuno dei due Pokémon. È rimasto tutto Poliwag e mi ha beccato, porca merda. Poi c'è anche l'Ass lì. Che palle che siete, maledetti cosi. Vabbè, comunque, devo uccidere sto gran coso qua. E si è pure buggato, mi sa. Sì, infatti si è buggato. Niente, mi dice che devo aspettare 1100 persone. E vabbè, capita che si bughi, anche perché è ancora in beta. Io sono comunque nel Pro Red Server, se per chi se lo chiedesse. Ragazzi, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Da lì è tutto. Ciao ciao e alla prossima puntata di Pokémon Revolution Online.